Del Monte e la Lega Pallavolo Serie A vi danno il benvenuto alla Del Monte Supercoppa 2017 e vi auguro il più cordiale buon divertimento. Finale, terzo posto, via te Trentino, Azimut Modena. Amici sportivi, bentrovati. È una sorta di derby della A22, quella che sta per andare in scena all'Eurosole Forum di Civitanova, dove nella finalina, valida per il terzo posto della Supercoppa italiana, stanno per affrontarsi l'Azimut Modena e la Diatec Trentino. Con Team Urnaut. Gran parte di questi 5 punti, aspetteremo di vedere le cifre, secondo me arriva dalla maggior precisione in ricezione dei gialli, anche se qui De Pandis se la cava molto bene. Vettori non passa, Murato però, Erwin Gappetta proprio da Luca Vettori. La Modena si fa sfuggire un'occasione di allungare ulteriormente. Vettori si fa perdonare il mezzo errore precedente col muro che rivediamo. La ricezione di Urnaut, il pallonetto di Erwin Gappetta, Murato e grande palleggio di Bruno per il primo tempo di Holt. Schiacciatore sloveno, la sua battuta in campo, la tiene bene De Pandis, la pipe per Kovacevic che sposta bene il pallone in pallonetto laddove Tosi non riesce ad arrivare. Pallonetto di seconda per Kovacevic. Battuta flotta di Bruno, abbastanza tesa, la riceve bene Lanza, Giannelli che cerca Vettori, la risposta del muro modenese è in campo, è il muro, lo ferma, lo firma Messier Magic al secolo Erwin Gappetta, primo muro personale, il quarto subito da Vettori, il secondo in questo set. Modena ci riprova per la terza volta a rifarsi sotto ad agganciare gli avversari, sempre Bruno ai 9 metri. Altra flotta, Lanza, Giannelli che cerca ancora Vettori, palla bassa e palla in campo. Lo conferma anche Rossini alla battuta Giannelli. La ricezione di Urnaut, Bruno ci arriva, primo tempo per Mazzone che non chiude. Allora De Pandis, il bagger nella metà campo modenese. Un assist comodo comodo per Erwin Gappetta che non ha nessuna difficoltà nell'andare a conquistare il 22esimo punto dell'Azimut. Proprio Erwin Gappetta va ai 9 metri, chiude subito il cambio Angelo Lorenzetti. Parte la battuta di Gappetta, in rete però. Cos'ha Mernick? Entrata in campo al posto di Zingel, ma entrambi non molto serviti da Giannelli. Bruno tenta l'attacco di prima intenzione, Murato fa lui stesso la copertura, poi l'appoggia dall'altra parte della rete dopo la difesa di Rossini e arriva il punto di Uroš Kovačević che spinge la palla contro il muro modenese, 8-6 Trento. Il replay del punto di ancora Vettori, altra grande battuta, free ball a Trento. L'appoggio di Chiappa per la pipe di Kovacevic, salva Bruno. Rossini in bagger dall'altra parte della rete, nuova occasione free ball però per la Diatec. E c'è il punto firmato, non ho visto se da Kozamernik o Uroš Kovačević. Andiamo a vedere il replay. È lo sloveno centrale Kozamernik a firmare il nuovo più 3. Mette lui a intervenire in ricezione. La ricezione di Kovacevic, Giannelli dai 3 metri, cerca Lanza, grande muro, grande difesa prima di Giannelli e poi si scontrano Lanza e Kovacevic, vanificano il grande intervento difensivo prima di Giannelli e poi De Pandis, parità quota 21. Sull'errore di Kovacevic che rivediamo, guardate che due difese. E poi Kovacevic e Lanza si ostacolano. La sua battuta in salto è in campo, la ricezione di Urnaut, Bruno per Sabbi, ancora un grande attacco di Sabbi che dicono che abbia il braccio che trema sopra quota 20, beh non lo sta sicuramente facendo vedere. Annullata anche la quarta palla set, Bruno ai 9 metri.
la sua battuta, la ricezione di Kovacevic, deve ricorrere al bagger Giannelli, palla per Lanza, muro passivo, opportunità per Modena, deve palleggiare Holt che cerca Lanza, murato, la palla cade a terra e Modena al primo tentativo conquista il quarto set 32-30 e la partita per 3-1 al termine di un set, di un parziale davvero bello, davvero emozionante, non solo dal punto di vista agonistico ma anche dai contenuti tecnici davvero sopraffini. Mentre i due allenatori si stringono la mano sotto rete, io vi ringrazio per l'ascolto riepilogandovi il punteggio. Azimut Modena batte Viatec Trentino 3-1, parziali 25-20, 26-24, 23-25, 32-30. Hermes Ferrari vi ringrazia per l'ascolto, allora vi dà la più cordiale buonasera.